Ciao a tutti e bentornati in una nuova puntata di Questo è il mio posto, il format in cui si chiacchiera, si fanno belle chiacchierate lunghe, si esplora un po' la vita di persone che lavorano nel campo dell'arte e che hanno molto a che fare tra il loro lavoro e la loro vita personale. Abbiamo parlato di cinema, abbiamo parlato di animazione, oggi si torna a parlare di fumetto con una fumettista che mi piace tantissimo, ma non solo fumettista, illustratrice, adesso anche presentatrice di un programma televisivo e molto molto altro, Giulia Spagnuolo Zuzu. Grazie per essere qui. Grazie Allora, partiamo un pochino dall'inizio, direi. Vabbè, hai avuto a te. un debutto nel mondo fumettistico folgorante con Cheese, una riconferma, non che ce ne fosse bisogno, con Giorni Felici, ma anche divulgazione fumettistica, illustrazione, collaborazione con riviste. Come stai? Bene, bene, bene. Mi sono ripresa dall'ultimo fumetto, perché sto notando che c'è una sorta di grafico della creatività, dove c'è un periodo dove sei molto creativo, hai una storia a cui lavorare, poi questa storia si conclude e c'è il baratro e Quindi la cosa faccio depressione, adesso? esatto, ho sbagliato tutto, devo trovarmi un altro lavoro e poi adesso sono in una fase dove sto riemergendo da quel baratro, da quella tristezza, quindi bene, dai. Anni super intensi, quindi tra l'altro complimenti per gli ultimi lavori. Da dove nasce il nome Zuzu? E Zuzu perché io mi chiamo Giulia e papà mi ha sempre chiamata Zuzu, anzi Zuzu, perché viene da Giulia, Giugiu, Ok, un'evoluzione del mio nome, così. storpiere del nome, Ci ok. piace la Z in casa perché lo chiamavo Papuz, così, Così, insomma. ci sta benissimo. Ti ricordi come ti sei approcciata al mondo del disegno? Prima magari come fruitrice, poi invece come maker? Ma ho notato che molti figli unici hanno disegnato molto da piccoli, perché comunque è un'attività molto divertente, stimolante, non hai bisogno di nessun fratello o amichetto per farlo. E quindi ho iniziato un po' così, forse perché mi aiutava a passare il tempo. Non ricordo esattamente il primo momento in cui ho Ah, disegnato, certo. chiaramente, però ricordo che, cioè, almeno mi raccontano, non so se è un ricordo o è un ricordo costruito da quello che mi hanno detto i miei genitori, che a volte mi interrompevo un'attività per correre a disegnare, no? Dicevo, ho una cosa, Un'idea. ho un'idea, devo andare, ed erano per lo più mostriciattoli. Insegnavo tanti vermi, barra dinosauri in tutte le loro forme e niente, forse ho capito che gli altri mi consideravano brava, quando mia madre appese dei disegni in casa che avevo Okay. fatto con una penna Bic e degli evidenziatori verdi, avevo fatto tipo un clown e un elefante, lei li aveva messi in casa. Forse quel giorno ho pensato, come bambino, La gratificazione. più che altro capisci che non tutti i bambini lo fanno come lo fai tu e con quell'intensità, ecco perché dai per scontato che sono tutti come te, invece forse in quel momento ho capito che in casa ero quella che disegna, no? Sì, Quindi sì, sì. da lì è. E da fruitrice ti ricordi invece i primi fumetti che hai letto, i primi artisti a cui ti sei approcciata? Magari ti hanno ispirato anche indirettamente? In realtà da piccola i fumetti non li conoscevo, non li leggevo, cioè forse mi è capitato di leggere La Pimpa, queste cose qua, però non, come, i fumetti li ho scoperti tardissimo, al liceo a 18 anni ho scoperto Gipi e poi da lì mi sono appassionata e ho allargato il ventaglio di autori e autrici e invece da piccola per lo più libri illustrati, sì, mi piacevano molto. Quindi più l'illustrazione mi Ok. incuriosiva, soprattutto illustrazioni con tantissimi dettagli, ma questo credo che qualsiasi bambino ama. Ok. Beh, perdersi. Where is Waldo, no? Esatto, anche perché puoi costruirci più storie in un disegno con tanti elementi. E quindi sì, le storie poi soprattutto mi piacevano più che forse i fumetti, ecco, cioè, i libri, i Bello. romanzi, queste cose qua. E oggi, dopo così tanti anni, avendo trasformato comunque la tua arte in una professione, cosa rappresenta per te l'atto di disegnare, di creare anche storie e insomma, illustrazioni? Diciamo, non me lo chiedo tanto perché è un'esigenza, quindi è un po'
come dover far pipì e la fai, non so, non ti domandi perché la devo fare, ma devi farlo assolutamente, quindi lo fai, quindi è abbastanza così istintivo come legame quello che ho con il disegno, non è molto scelto, ecco, non, sì. È un qualcosa che comunque ti esce da dentro, ok? Sì, sì, razionalmente non credo che avrei scelto di fare questo lavoro, no? Se avessi dovuto sceglierlo a tavolino in modo calcolato, sì, perché sì, comunque sì. È un lavoro dove lavori tanto e non guadagni tantissimo, cioè ha dei contro, anche dei pro incredibili, però diciamo che è stato più una naturale evoluzione sì, della mia vita, delle mie passioni, del fatto anche che ho immaginato di poterlo fare per sempre, ecco, quando mi sono domandata al liceo cosa potresti fare sempre senza annoiarti mai, in automatico c'era il disegno, c'era scrivere, inventare storie. Bello. E ecco, quando chiedo queste cose a tante persone che lavorano nel campo dell'arte, tantissimi parlano del loro approccio da bambini. Tu sei giovanissima, secondo te adesso le nuove generazioni che rapporto hanno con la creatività? Si rischia di avere magari un'inibizione? o invece magari nuovi strumenti, il mondo del web con cui stanno crescendo adesso gli dà ancora più modo di espandere queste visioni? Ma se avessi un fratellino, un nipotino, forse avrei più elementi per risponderti, però sicuramente mi preoccupa il fatto che magari si possa usare meno la carta, cioè comunque la carta ha una caratteristica unica, e cioè che ti puoi sbagliare sulla carta, certo. No? Non puoi mai tornare indietro. E io, se avessi un figlio, ecco, avrei paura che mio figlio non riesca a sperimentare questa cosa, cioè l'errore, perché adesso magari giustamente un genitore può dare un iPad, certo. Per far disegnare direttamente su Procreate al figlio, che è bellissimo perché poi puoi usare tantissimi colori, tantissime tecniche, però l'errore è parte della creatività, e quindi togliere questo aspetto dal processo creativo è un po' pericoloso, forse, cioè, toglie molto, semplicemente toglie tanto a quell'esperienza. Sì, anche la limitatezza degli strumenti, magari no, magari prima ti davano la scatola di karaoke, mm-hmm. Dovevi esatto. Lavorare con quelli e anche. Basta, e quindi mettere dei paletti, invece adesso però, è come quando devi fare una ricetta con quello che è in frigo, no? Esatto. E quindi devi usare la creatività. Sì, 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 è vero. Infatti pasta con tonno, avocado e marmellata, no? Sì, sì. Infatti lo strumento anche, sì, hai ragione, è anche quello un elemento che aiuta nella creatività, cioè se tu in casa hai soltanto le matite, ti devi inventare qualcosa con le matite. Forse anche per quello io non sono molto organizzata, perché mi aiuta a essere più creativa, sì, sì, non sì. Ho uno studio mio dove ho tutte le mie cose organizzate, non ho, sono sempre in casa di qualcun altro, oppure mi sposto sempre, quindi ho sempre solo qualcosa ecco. Ovunque, esatto. Fammi disegnare in questo trapano, no? Esatto. Partendo da Cise, la tua prima graphic novel, la tua prima opera a fumetti, ecco, si parla di ragazzi, di amore, di disavventure, di rapporto con loro stessi. La pubblicazione di Cise, anche quello che poi è arrivato dopo, il successo, l'apprezzamento del pubblico, quanto ha aiutato anche te a crescere? Domandina così. Ah, sì, sì. non saprei, non me lo sono mai domandata, però sicuramente mi ha fatto scoprire che poi quello che fai non lo fai per te, cioè nel senso che una volta che è uscito il fumetto non ero gelosa per niente di chi l'avrebbe letto, di cosa avrebbero pensato, quindi ho scoperto questa cosa di questo lavoro e del fare storie, cioè il fatto che le fai perché ne hai bisogno, però poi nel momento in cui hai finito è per gli altri, non è una cosa che custodisci in modo geloso, sì sì sì,
questo. Che poi è stata la tua tesi, no? Allo IED. Era la mia tesi, sì. Però poi l'ho comunque, ci ho rimesso mano, è diventato molto più lungo e quindi sono un po' diversi, però sì, era la mia tesi. Bello che sia nato così. Poi ecco, diciamo, il CISA è interessante come si parla anche tanto di rapporto con il cibo, di problematiche alimentari, una cosa di cui tu sei sempre stata molto aperta, ne hai sempre parlato con grande apertura, e sicuramente è una cosa che avrà aiutato anche altri, secondo me, ad affrontare questa cosa, sì, anche attraverso quest'opera. Cosa ha significato per te mettere su carta queste tematiche? Anche lì, mentre lo facevo, serviva a staccarmi da quella parte della mia vita, no? Un pochino per andare avanti, per mettere un punto e costruire poi la mia vita dopo i disturbi alimentari, no? Perché c'è stato un prima e un dopo, perché ti condizionano tantissimo tutti i giorni, certo, ed è un pensiero costante che diventa anche parte della tua identità. È una cosa assurda, quando tu soffri di disturbi alimentari a un certo punto vuoi guarire, però un po' ti dispiace perché sei quella con i disturbi alimentari nella tua testa, cioè, è diventato parte di te. Della tua identità, cioè. E quindi volevo salutare un pochino anche questa cosa, volevo raccontarlo e liberarmene, ecco, diciamo. E quindi la prima fase è stato appunto esorcizzare questa parte della mia vita, e poi dopo ho scoperto che aiutava anche gli altri cioè mettere su carta il proprio passato, le proprie esperienze, perché io poi l'ho fatto come tesi, appunto non speravo che, certo, sarebbe stato pubblicato e che l'avrebbero letto altre persone, quindi poi era veramente bellissimo ai firmacopie magari vedere qualcuno che mi ringraziava, diceva mi sono sentito capito, tanti piantini, tanti piantoni. E secondo te oggi le persone hanno un'idea più chiara di anoressia, bulimia, oppure c'è ancora un po' di confusione al riguardo? No, c'è ancora uno stigma fortissimo in generale su tutti i disturbi mentali, se ne sta parlando di più, ma secondo me non se ne sta parlando granché bene, insomma, non sono molto ottimista su questo tema, soprattutto perché si considera ancora il disturbo alimentare come un disturbo legato all'estetica e quindi come uno vuole apparire e al voler raggiungere un determinato corpo. C'è questo aspetto sicuramente, magari per qualcuno è predominante, però i disturbi alimentari sono un disturbo mentale, quindi hanno a che vedere con tanti aspetti legati all'interiorità, no? Certo. Alla propria mente, a come è fatta, alle proprie esperienze, ai traumi, a un disagio che stai provando in quel momento della tua vita, quindi è un po' pericoloso associare troppo l'aspetto estetico, certo, a questo disturbo. E capisco che si fa questa associazione perché chiaramente quello che succede è che si dimagrisce oppure che vedi il corpo di quella persona cambiare. Però ci sono tantissime persone che non hanno un corpo magro, certo, e che soffrono di disturbi alimentari, e magari per loro è più difficile essere creduti quando vogliono dire a qualcuno ho questo problema, no? Perché pensiamo, ah no, se non sei magro come un chiodo non hai un problema, no? Non sei davvero malato, ecco, quindi c'è questo aspetto che mi preoccupa un po'. Parlando invece di Giorni Felici, quanto è autobiografico anche Giorni Felici, tua seconda opera, e come riesci a conciliare, sia nel caso di Cheese che nel caso di Giorni Felici, le tue esperienze personali a una narrazione magari inventata? Allora, il termine autobiografico mi confonde sempre, nel senso che autobiografico è tutto, giusto, però allo stesso tempo è niente, perché non ho mai davvero fatto una mia autobiografia, non credo che la farò mai perché non è un genere che mi interessa, però chiaramente tutto quello che scrivo nasce da esperienze di vita. Alcune cose sono più simili a quello che ho vissuto, altre lo sono meno, però paradossalmente sono cose fantastiche, non realistiche, che io considero più vicine alla mia esperienza di altre più semplici, che uno può pensare a questo l'hai fatto oppure questo ti è successo, quindi è tutto vero però niente realistico, è tutto
è tutto autobiografico, però niente mi è successo necessariamente, no? Per esempio, non sono mai andata a una come si dice, a fare cheese rolling, no? Non sono mai... No, basta, chiudiamo l'intervista. Non mi è mai successo, mi piacerebbe sicuramente, anche se sono vegana, quindi adesso l'idea del formaggio mi è un po' complicata. Però diciamo che quel lancio, quella caduta, io l'ho vissuta, io non ho dubbi che l'ho vissuta, perché per me è reale. Poi il fatto che non mi sia successo di andare sulla collina, certo, e di cadere è rilevante per me, no? E questo vale anche per Giorni Felici, dove mi è stato fatto ancora di più questa domanda. E non so, io come lettrice non voglio sapere mai se una cosa è vera o non è vera, perché una storia è sempre vera, cioè le storie sono vere per chi legge, e questo è quello che conta, ecco. Sì. Si perde anche un po' di magia, secondo me, esatto. Si sa cosa è vero, cosa no, esatto, lasciamo il dubbio nei lettori. Lasciamo vivere la storia e quindi dargli la sua verità, perché in quanto storia esiste ed è tutto vero. Sì. Sì. Però una condizione sine qua non delle tue opere è anche il far emergere tanto storie di grandi amicizia anche. Per te nella tua vita cosa rappresenta l'amicizia, e che valore gli attribuisci a questo fattore? Allora, sto rivedendo e ascoltando i Cesaroni. Ma anche Pento dei bicchieri. Sono lì da ieri. Dai, Giulia, su. Sono lì da ieri. Perché mentre lavoro, insomma, è un accompagnamento molto. Poi noi siamo a Roma, quindi diciamo che c'è un'allure di mitologia di Cesaroni. Tra l'altro l'hanno girato dietro casa mia, quindi sono anche andata a vedere. No, la casa dei Cesaroni è ai Villini. Ma qua si perde completamente, incredibile. Sì, questa sì, cosa. Sì, del tram che passa. E niente, della sigla lui dice: da soli non si cambia mai, no? Okay, sì. Che è la mia, quando ho sentito nella canzone, è verissimo. Sì, cioè, sì, per me l'amicizia, le relazioni, i rapporti sono fondamentali per crescere. Io da sola non esisto. Per me gli amici sono tutto, i rapporti sono tutto. Non sto bene da sola, non ho un buon rapporto con la solitudine, quindi mi piace molto avere sempre qualcuno con cui parlare, con cui condividere. Bello. Da supportare, da così, quindi sì, è molto importante. E poi l'amicizia non è, è salva da tutta una serie di regole che noi come società imponiamo ad alcuni rapporti, come quelli sentimentali. Forse è un po' più libera l'amicizia, esistono più tipi di amicizie, invece nei rapporti sentimentali siamo un po' più... Tendiamo a inscatolare, sì, vero. Anche l'amicizia ha dei limiti, cioè alcune cose magari vengono considerate sbagliate o strane, però meno rispetto ad altri tipi di rapporti. Vero. E quando tu scrivi una storia, quando la cominci a concepire, quando la sviluppi, diciamo che come target di riferimento hai, cioè vorresti parlare ai tuoi coetanei, ai nostri coetanei, alle generazioni, insomma, che possono capirti di più, oppure punteresti ad mandare un messaggio anche magari a generazioni più anziane, più giovani? Ma guarda, sicuramente mi piacerebbe che mi capissero persone simili a me, ma non come età necessariamente, come animo, no? Come sensibilità. Quindi quello può succedere, si può avere questa forma di somiglianza con chiunque, con una persona, certo, più piccola, una persona più grande, quindi non me lo domando molto. Cioè, quando scrivo io penso di solito a una persona sola, okay, o un paio di persone che vorrei capissero, leggessero e amassero quella storia, non immagino un pubblico, no? Certo. Anche perché sarebbe molto confusionario provare a rendere comprensibile e appassionare persone molto diverse tra di loro, quindi è più facile avere nel cuore un lettore ideale, diciamo, e poi sperare che anche a qualcun altro possa piacere quello che stai facendo. Effettivamente, sì. Sì. Ecco, mi è piaciuto tantissimo che sia in Cheese che in Giorni Felici uno dei temi principali è la trasformazione, mutamento, mutamento anche corporeo. Mi puoi dire un po' di più di questo? Allora, il fumetto su questo è fantastico, perché puoi manovrare e modificare a tuo piacimento cose che nella vita reale sono sempre fatte nello stesso modo, tipo il corpo, no? Quindi
non ci ho ragionato tanto, è stato naturale per me usare questa potenzialità del fumetto e quindi usare molto la trasformazione e il cambiamento perché lì si può fare, non lo puoi fare, comunque è molto più complicato farlo con un film, con Certo, un'altra, diciamo. budget anche molto più alto, Esatto, magari, sì. invece con una matita tu puoi mettere le ali a un personaggio e farlo volare sui palazzi, quindi è fantastico in questo. E quindi è per me naturale sfruttare le potenzialità che ha solo il fumetto. Mi piace il fumetto perché ha delle priorità, cioè delle proprietà che ha, uniche, no? E una di queste è la trasformazione, il poter manovrare la realtà, cambiarla, come piace a te. E quindi un po' per questo, insomma, c'è tanto nel fumetto. Poi forse perché mi piace il cambiamento. Comunque io ho ogni mese capelli diversi, non mi piace molto fermarmi a una forma unica, ecco. E trasformazione poi anche tanto di stile, basta vedere quanto cambia lo stile tra giorni felici, c'è proprio un feel diverso, bianco e nero, il colore con le matite, bellissime tra l'altro tutte e due. Come cambia lo stile a seconda della storia che devi raccontare? Cioè quanto la storia funziona dallo stile e viceversa? Allora, sicuramente anche questo del cambiare uno stile è una cosa che non scelgo di fare, ma lo devo fare perché sennò impazzisco. Tant'è che ora devo fare delle illustrazioni per una rivista e ho voluto farle tutte in pochi giorni perché se avessi completato alcune delle illustrazioni la settimana dopo le avrei fatte sicuramente in uno stile un po' diverso e quindi anche questo condiziona ovviamente il mio fare fumetti perché dovendo cambiare sempre stile non so, non, devo immaginare un nuovo fumetto in un nuovo stile e quindi non ho quella sicurezza, quel comfort di sapere come sarà disegnato, il che è super divertente ma anche psicologicamente tosto perché non devi da zero ricominciare a disegnare, è come se dovessi imparare sempre a disegnare, questo mi piace tanto. E in base alla storia, chiaramente c'è uno stile che è più congeniale, però non è un ragionamento quello che faccio, mi faccio guidare dalla mano, sinceramente, perché comunque questo è un lavoro dove c'è ragionamento, c'è tanta mente, tanti pensieri, però c'è anche tanto istinto, tanta mano, quindi con giorni felici in quel periodo sentivo proprio giusto quelle matite, quel gesto, Bello. avevo tanta rabbia quando ho fatto quel fumetto, quindi stare lì con i pastelli a premere, premere, ho fatto venire pure come si chiama, Il coso che ho scritto la tendinite, per e mi ha aiutato molto a scaricare quella rabbia, eccetera, quindi è stato proprio una scelta nata dalla fisicità dell'esperienza. Quindi diciamo che il cambiamento di stile deriva anche tanto dal momento in cui ti trovi nella tua vita, dal flusso, quindi non è tanto una decisione di cambiare artisticamente perché vuoi far vedere, vuoi sperimentare, ma è proprio un'urgenza, no? No, mi sarebbe più comodo avere sempre lo stesso stile perché questo mi renderebbe più riconoscibile, perché questo significherebbe meno tempo per sperimentare, a scegliere, però mi piace, mi diverto molto, molto di più. Hai avuto poi, ecco, è bello vedere anche tutte le varie influenze, le varie contaminazioni artistiche. Tu hai avuto dei maestri, diciamo, prestigiosi nel mondo del fumetto, che come detto, magari ti hanno anche fatto approcciare un pochino questo Assolutamente. campo. Chi sono questi maestri, come ti hanno aiutato? Magari ai colleghi giovani invece guardi con ammirazione nel tuo campo? Tanti, tanti. Tutti, non lo so. Diciamo, appena iniziato, Gipi chiaramente è stato il mio riferimento perché Certo. quel modo di costruire storie, di unire il testo e l'immagine come fossero un unico veicolo, è stata la mia guida iniziale. Poi ho scoperto Simon Hanselman e mi sono Ah, grande. appassionata moltissimo e questo credo si veda in Giorni Felici, ha una narrazione molto Sì. organizzata che però contiene tanto disordine, no? Quindi
Il fatto che una storia forte, dolorosa, invece abbia magari un'estetica molto tenera e sicuramente questo mi ha molto appassionato. Alice Sokal, Aisha Franz, dico nomi però ce ne sarebbero tantissimi, comunque sono stati magari i fumetti che mi hanno più all'inizio dato la spintarella. Sì. Sì. E c'è qualche storia, qualche fumetto, qualche opera che hai visto, magari i tuoi colleghi, che ti ha fatto dire: cavolo, quello avrei voluto farla io? Forse no, perché se non l'ho fatta è perché non la sapevo fare, oppure non era la storia che volevo raccontare, la volevo leggere magari, sì. Però raccontarla no. A volte penso vorrei saper raccontare così bene questa cosa, ecco, però non raccontare quella cosa là esattamente, sì, con questo stile, però riuscire magari, che ne so, c'è il fumetto di Alice Sokal che si chiama, oddio, un vuoto, che ha fatto una puntata di Replay su questo fumetto, perdonatemi, non me lo ricordo. Comunque lei praticamente fa questi disegni dove ci sono più immagini sovrapposte, okay, e questo crea un'atmosfera incredibile, io non saprei fare, cioè sì. Però hai fatto un sacco di roba, perché hai fatto graphic novel, strisce, illustrazione, hai contribuito con l'illustrazione anche alla sigla dell'assedio della Bignardi. Come cambia il tuo approccio artistico a tutte queste varie declinazioni? Chi lo sa? A me piacciono le storie, e quindi diciamo che anche se sono tante cose diverse, a me sembra di fare sempre la stessa cosa, inventarmi una storia e poi con le matite, con gli strumenti che in quel momento raccontarla. E anche con la sigla dell'assedio, anche se si trattava di un'animazione, sempre una storia era, in quel minutino di sigla devi far vedere che succede qualcosa, quindi te la immagini, quindi alla fine sempre lo stesso materiale. L'animazione? Ti piacerebbe buttartici? Ma sai, no, non mi ha mai... No, non è un settore che conosco tanto, e è molto faticoso, faticosissimo. Però, quando facevo degli esami di animazione all'università mi volevo tagliare la testa, quindi non credo faccia per me, perché comunque in questi lavori, cioè, ci vuole tanta passione, perché ci metti tantissimo tempo a fare pochissimo, no? Anche nei fumetti, magari il tempo che un personaggio è uscito da un palazzo ci hai messo 3 giorni a farla, questo passaggio, no? Quindi deve piacerti veramente tanto, allora non mi impelagherei in qualcosa dove non sono così appassionata, perché ci vuole tanto lavoro per fare un'animazione, quindi certo, anche no. Però ti abbiamo visto, menzionavi in Rai, con Playbooks, che è una rubrica in cui parli di fumetti, di opere, com'è andata? Tra l'altro super a tuo agio, anzi, la telecamera, sembra che lo fai da una vita. Mi aiuta il fatto che mi travesto, okay, e quindi non mi sento esposta io come persona. Sì. Come recitazione. Diciamo. Sì, il gioco, sto lì. Cosplay. Esatto. E siamo in ambito più... Esatto, aiuta tantissimo quello, quindi non sono io che parlo di fumetti, è il pirata che parla sì, di fumetti. Il pirata Zuzzi, temibile pirata. No. E niente, mi hanno chiesto di partecipare, ero felicissima, un po' di paura di non essere adatta al ruolo, perché comunque io leggo fumetti, però non sono una nerd dei fumetti, quindi avevo paura di non conoscere abbastanza fumetti per fare questa cosa bene, però in realtà, anzi, ho iniziato a leggere molto, molto più materiale proprio per il programma, quindi sono contenta, mi ha dato proprio un'occasione per scoprire autori che non conoscevo, ed è bello ogni volta scegliere un nuovo fumetto da consigliare. Poi non parlo di me, questo mi fa stare molto bene, non mi sento meno tesa perché sto parlando del lavoro di altre persone che stimo, quindi mi metto un attimo da parte, anche se sto lì con la mia faccia a dire cose, mi sento protetta. Roba che ti piace, quindi, e si capta, ecco, devo dire anche il fatto che non ti limiti solo al fumetto per quanto riguarda le tue influenze artistiche, perché nelle tue opere ho visto anche tantissimo cinema, Palese, In Cheese, Jules Jim, di Truffaut, ma non solo. Che rapporto hai col cinema
Guardando al cinema, quali registi ti hanno ispirato invece per la tua arte? Difficilissimo, mamma mia, lo so. Difficilissimo. Da cinefilo, la domanda che nessuno vorrebbe sentirsi dire. Allora, il cinema mi piace tantissimo. Anche lì non mi considero un'esperta, sono solo una fruitrice, un'appassionata. E mi ispiro tantissimo al cinema, sì, hai ragione, più che ai fumetti mi ispiro sicuramente al cinema. E poi nel cinema c'è la musica, quindi ha una marcia in più, diciamo. Per me la musica è l'arte migliore di tutte, quindi poter usare la musica al momento giusto è veramente fantastico. Infatti metto molta musica anche nei fumetti, con la speranza che il lettore colga, colga lo spunto. E i miei registi preferiti, oddio che domandona. Recentemente ho scoperto questo regista che mi piace moltissimo, che si chiama Sean Baker. Ah, ok, sì, okay? Sì, sì. E diciamo lui, dai, perché sennò diventa ci un sta, bello. Dico lui, perché veramente ha un quid bellissimo. Sì, sì, sì. Florida bello. Project soprattutto mi è piaciuto molto bello. E infatti la cosa che hai menzionato, che ti volevo chiedere subito dopo, è la musica, ovviamente. Ci sono tantissima musica diegetica nelle tue opere, quindi si sentono tante musiche. C'è stata anche una collaborazione per Giorni Felici con Giorgio Poi. Poi le tue playlist di Spotify sono leggendarie, un fruitore in prima persona. Cosa significa la musica per te? Anche ascolti musica quando disegni? Che rapporto hai con la musica? Appartiene alla parte creativa del lavoro per me, quindi quando devo inventare devo ascoltare la musica, non riesco proprio a concentrarmi senza inizio, cioè sento i pensieri, sento le cose da fare, quindi è fondamentale. E a volte riascolto lo stesso pezzo tutto il giorno perché è quello giusto per quella emozione, per quella sì sì, e quindi sempre. Poi nella parte diciamo più pratica, dove devo magari colorare la tavola, preferisco i Cesaroni perché okay. fanno più compagnia okay. quando sono sola. E niente, per me la musica sì è veramente importante. Poi la musica non è solo la canzone che ascolti, ma è anche il ritmo che vuoi dare certo. alla lettura di chi leggerà, perché comunque il fumetto è il lettore a scegliere con che tempi leggerlo, però se tu gli dai una guida con le dimensioni e la quantità di vignette che c'è in una tavola, eccetera, questo aiuta chi legge a capire quando il tempo si sta rallentando, sì. quando sta velocizzando, quindi c'è musica nei fumetti anche se non c'è. È vero, devi guidare un po' tu il ritmo del lettore. Fa un sacco ridere questa cosa che ascolti la musica a ripetizione, perché ho visto poco tempo fa un meme che mi ha fatto molto ridere, tipo quando ascolti una traccia che ti ha fatto male, la riascolti esatto. che non ha fatto abbastanza Vabbè. Male, quindi la riascolti esatto. ripetizione struggendo nello stesso punto. Esatto, esatto. La collaborazione con Giorgio Poi invece com'è nata? Allora, io a me piaceva sempre piaciuta molto la sua musica e avrei voluto fare qualcosa insieme, non sapevo esattamente cosa, però visto che stavo lavorando a Giorni Felici ho detto beh, proviamo a contattarlo, perché lui mi aveva contattato perché voleva acquistare un mio originale per disegno. Okay. E ho approfittato di questa occasione per dirgli ma piacerebbe fare qualcosa con te perché amo moltissimo quello che fai, sto lavorando a un fumetto, magari te lo mando e se ti ispira qualcosa possiamo pensare a sì, fare sì, un sì. pezzo. E lui l'ha letto e mi ha detto che grazie a questa occasione ha ripescato un pezzo che aveva abbandonato e quindi ha dato una nuova forma, ha aggiunto, cioè il testo è cambiato, insomma, delle cose. E quindi è nata Giorni Felici. Molto bello. Che però poi per tante cose si incastra benissimo, sì. devo dire, con l'opera. Infatti io il finale non l'avevo ancora scritto quando gli ero mandato e per fare il finale ho ascoltato la canzone che ha scritto lui, a ripetizione. Sì, sì, sì. Contaminazione di VR al suo massimo, bellissimo. Sì. E tu giri anche un sacco alle fiere. Noi ci siamo incontrati all'ARFA, al Comic Con, a Lucca. E ho visto sempre, mi sono rimasto ipnotizzato perché chiacchieri tantissimo con i lettori, ti vengono a trovare. Che rapporto hai con col pubblico? Lì è la parlantina di quando uno è un po' a disagio, probabilmente. Perché in realtà sono. Io sono una timida, quindi fare questo lavoro, io immaginavo che fare i fumetti significava stare chiuso in casa,
non uscire, non avere a che fare col pubblico. Non immaginavo esistessero le fiere e che fosse parte così importante nel lavoro di fumettista. Quindi in realtà mi devo ancora abituare a questa cosa. Però in quel momento sono felice, cioè in quel momento provo una grande euforia, perché vedere che qualcuno vuole spendere soldi e tempo, soprattutto tempo, per leggere quello che hai fatto, è proprio una botta ti mette una botta di allegria. Quindi probabilmente se mi hai visto così la botta serotonina, che tu vuoi leggerlo, che è bellissimo. Poi tra l'altro in questi eventi, per chi non lo sa, entri in una specie di vortice folle che ti dà la botta sì, sei frastornato, poi esci come un vortice e dici ma che è successo, cosa no. Loki sempre in borsa. Ovvio, certo. Faticosissimo. E parlando ai nuovi artisti, nuovi aspiranti fumettisti, tu hai fatto un percorso professionalizzante, poi ti sei andata a specializzare anche con uno spettro di collaborazioni ampio, più appunto illustrazione, strisce, riviste. Secondo te, in che situazione si trovano i nuovi aspiranti fumettisti ad oggi? Secondo me è ancora tutto ancora da creare nel mondo del fumetto, c'è tanto spazio, c'è tanto ancora da costruire, è un settore ancora piccolo dove i lettori e i fumettisti si iniziano a conoscere un po' tutti, è ancora un mondo piccolo, quindi secondo me c'è tutto il mondo, cioè c'è tutto lo spazio, tutto il mondo, tutte le possibilità infinite per chi vuole iniziare a fare fumetto, e anzi, cioè, secondo me chi vuole iniziare dovrebbe proprio pensare senza riferimenti. Cioè, è importante avere dei lettori, dei fumettisti che ti piacciono, eccetera, però senza regole, senza paura di non piacere, perché il fumetto ha questa grande caratteristica che puoi fare esattamente quello che ti pare, non c'è budget, puoi ambientarlo dove vuoi tu, quindi veramente c'è totale libertà, secondo me non c'è niente di più, pieno di possibilità che bello. In questo momento, soprattutto che è ancora piccolino. E oggi, guardando i tuoi progetti, le tue cose, quali sono i tuoi giorni felici? A che stai lavorando di bello? In che senso? Non ho capito. Quando sono felice. Cosa stai lavorando di bello? Cosa ti rende felice? Qualche progetto che stai portando avanti? Stavo lavorando a un fumetto nuovo. Stavolta ho cambiato metodo. Perché io di solito parto dalla sceneggiatura, quindi inizio il fumetto quando ho già i dialoghi, ho tutta la storia pronta, scritta. E parto molto dalle parole, forse proprio dai dialoghi nella maggior parte dei casi. Invece stavolta non so assolutamente cosa succederà, mi sto facendo. Bello. Sì, è molto diverso, ed è forse più divertente così, perché davvero è la storia quasi che mi guida, i personaggi che mi suggeriscono cosa succederà, io non lo so. E quindi è molto instabile come sensazione, però anche molto divertente. Cambierai stile anche, non voglio spoilerare troppo, però troveremo qualcosa di... No, ho messo anche su Instagram qualche tavola, quindi non è tanto, non è segreto. Sto usando i pantoni in questo momento, dei pantoni che non costano niente. Bello. Penso tipo 30 centesimi a pantone. Splendido, ancora meglio perché... E ho preso questa scatola da 168 pantoni e... Perché mi piace riempire, mi piace. Cambiano colore continuamente le tavole, è molto, molto colorato come fumetto. E sto poi di come contorni sto usando una penna giapponese, di cui non ricordo il nome. E anche con la griglia ha delle cose decise, delle cose di giorni felici. Bello. È una cosa un po' nuova, sì, per me. Non vediamo l'ora di leggerlo. Altri progetti invece di cui ci vuoi parlare? Che appunto continuo con la televisione, con le riviste, altre cose in ballo? Ma sto ballando un pochino con la sceneggiatura di un film, chissà se ce la faremo, insomma, sono molto speranzosa. Bello anche questo, è così, vediamo anche la contaminazione di arti anche in questo.
Prima di chiudere ti vorrei fare l'ultima domanda, quella che faccio a tutti quanti gli ospiti con cui ho il piacere di fare una chiacchierata qua. Questo format si chiama Questo è il mio posto. Cos'è che ti ha fatto dire o qual è il momento in cui tu ti sei detta questo lavoro, questa professione, questo è il mio posto? Ci rivediamo tra un paio d'ore. Allora, non so il momento qual è stato e non te lo so dire, però ti posso dire quando si rinnova questa sensazione, perché come l'amore non è che ti innamori di una persona e poi chiudi il cassetto, certo. E non lo riapri più. Ogni giorno quel sentimento si deve rinnovare, quindi anche con il proprio lavoro funziona così. E recentemente ho sentito di nuovo questa sensazione di dire questo è il mio posto, mentre stavo camminando col cane e sentivo che avere una storia a cui lavorare era il mio posto sicuro, no? Ero un po' agitata perché quando sono sola magari ho molti pensieri, poi era un periodo un po' strano perché per tutta una serie di cose. Comunque sapere che potevo andare lì, potevo andare in quella storia dove ci sono dei personaggi, dove succedono delle cose, dove sono al sicuro, dove controllo tutto io, ho pensato chissà come fanno le persone che non hanno questo privilegio, questa fortuna di fare questo di lavoro, quindi sicuramente è successo e sarà successo la prima volta tanti anni fa, però non me lo ricordo. Giulia, Zuzu, grazie mille per questa chiacchierata, è stato grazie un piacere, sono usciti tanti spunti interessanti e non vediamo l'ora di vedere le prossime cose che regalerai ai lettori, sono pronto a leggere in primis, quindi grazie, grazie mille. Grazie a te. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.